Sport Puglia speciale WISP, il primo del 2020, con il presidente del WISP provinciale Antonio Faraco per un'occasione speciale, per ricordare un personaggio, un amico di WISP. Sì, questo è il secondo memorial che noi facciamo per ricordare il nostro carissimo Giancarlo, perché per noi è stato, soprattutto per me, una persona importante in WISP, dove mi ha dato tanti consigli e dove lui in un certo senso ci guidava con la sua esperienza, perché comunque è stato un arbitro dove ha militato in Serie A, dove ha fatto tanti incontri di un certo livello. Ecco, appunto, è stato uno degli arbitri più importanti nel panorama salentino. La foto dietro dimostra l'ultima partita che ha arbitrato in A con Udinese-Napoli, con Maradona e Zico. Ma cos'è stato per te, Antonio, Giancarlo Pirandola? Beh, per me Giancarlo è stato una persona molto veramente importante, perché comunque siamo stati insieme per un periodo, diciamo, di 10-15 anni, dove si usciva a fare i campionati nazionali, i campionati regionali, dove siamo stati insieme giorni interi, dove lui mi ha trasmesso tante esperienze e tante e indicazioni che mi dava per portare avanti il mondo WISP. Ecco, oggi è un memorial quasi come se fosse il nonno che porta i bambini a giocare, quindi i suoi nipotini che ricordano il nonno che non c'è più, perché comunque Giancarlo Pirandola era il nonno di tutti dentro WISP. Sì, questo sì, è vero. Lui, Giancarlo, era, diciamo, uno dei più grandi nel comitato WISP di Lecce, ma comunque Giancarlo era anche molto rispettato a livello nazionale per quanto riguarda il settore arbitri. Però per noi, diciamo, veramente è stato una persona molto molto importante. Poi la giornata di oggi, calcola che qua tutti i bambini forse non lo ricordano come arbitro, perché comunque e stiamo parlando di qualche anno fa, però diciamo lui è stato molto importante, anche perché piaceva molto stare con i bambini. Però appunto, in conclusione, vedere questi bambini che giocano in suo ricordo, giocano a calcio in suo ricordo, è qualcosa di bellissimo, organizzato da WISP. Sì, questo è un memorial organizzato da WISP in collaborazione con la scuola calcio di San Guido di Checco d'Amblè. Per cui calcolo che oggi qua c'è anche un suo nipotino che gioca con la squadra di Checco d'Amblè. Con Checco d'Amblè, uno dei bomber più amati del Lecce Calcio, Leccese Doc, adesso istruttore, e oggi è una giornata particolare perché i più piccoli, i bambini che si apprestano a giocare a calcio, lo stanno facendo in ricordo di un personaggio come Giancarlo Pirandola, storico arbitro salentino che ha arbitrato anche in Serie A. Sì, è un personaggio importante non solo del territorio leccese, ex arbitro di un certo spessore. La foto che abbiamo qui alle spalle, voglio dire, lo dimostra, lo rappresenta appieno. Niente, questo è un torneo voluto fortemente dai familiari e appoggiato e avallato da noi, visto che i figli stanno qui da noi da qualche anno, i figli di Gabriella. E niente, siamo felicissimi di ospitare questo evento che comunque mantiene vivo il ricordo di una grande persona. Ecco, ecco quanto è bello nel ricordo vedere il nipote che gioca in nome di suo nonno. Certo, oltretutto, ripeto, è stato un grandissimo arbitro, quindi adesso si appresta speriamo, a calcare i campi di categorie importanti e niente, anche se così non dovesse essere, però sicuramente lo sport lo aiuterà a fargli capire quelle che sono le cose importanti proprio di non solo dello sport in sé come calcio, ma della vita. È importante, il calcio è uno sport in generale proprio per questo, perché